Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto la report, cioè comunque vi porto il report del torneo che ho fatto lo scorso sabato. Sì, è vero, ve lo porto giovedì. Fa un po' ride, ve lo dovevo portare prima. Chiedo scusa, signori di YouTube. Oh, scusa. Anche oggi porto Drytron, perché questo è il mio mazzo preferito. Questo è un mazzo fortissimo. Porca di quella mignotta. Iniziamo subito con la profile. Se mi raccomando. Iscrivetevi ragazzi, perché vedo che comunque la maggior parte di voi non è iscritta a questo canale. Lo so che è un canale brutto, però mi piace fare ste robe, no? Quindi se vedo un po' di contributo, no? Vedo che comunque magari qualcuno si iscrive, no? È una cosa divertente, no? E che cazzo, maran, un tasto dove ti schiaccio. Vabbè, comunque, ridendo e scherzando, famosissima meme, non metto. Ok. Iniziamo subitissimo con la profile, gioco 3 di questi maledetti alfa, gioco 3Z, 3 gamma, un delta. Allora, molti giocano magari 2-2, io gioco, o magari ho visto gente giocare magari anche già solo 1-1. Io quello che vi posso dire e consigliare è di giocare almeno 10 mostri Drytron. Poi ognuno è libero di giocare come vuole, sicuramente. La scelta più sbagliata forse è giocare mono-mono. Però non lo so, in realtà ognuno gioca la lista come gli pare, perché poi. Perché sì, va bene così. Io mi trovo benissimo con questo. Diciamo questo. Non so come si dice. Però mi trovo benissimo così proprio perché c'ho questo che mi aiuta con le co varie combo anti-troll, anti-Nibiru, insieme a Aldi, ovviamente. Questo mi fa pescare uno ed è sempre d'aiuto. Cioè, comunque io lo gioco in questo caso, in questo modo qua, ecco, in questo ratio. Poi, quali sono i rituali che vado a utilizzare? Oh, Natasha, hai fatto tu la piscia. Oh, Dimitri, sì, ok, quella lì. Natasha e Idaten, di Cyber Angel. C'è anche lei. O lui, credo sia lui. No, no, è lei perché c'ha le tette. Perfetto, gioco loro tre come Cyber Angel. Ormai li giocano tutti. E quindi boh, ormai li giocano tutti perché sono importanti. Questo ti fa attivare la spell rituale 3 volte in un turno, quindi un po' rotta come cosa. Poi, ma perché continuo a girare il mazzo? Poi gioco come grossi, gioco ovviamente loro due. Ragazzi, questo qua fa paura, cioè questo qua non ha senso, cioè boh, perché hanno inventato questa carta? No, non ho idea, però è fortissima. Questa può fare 60 negate. Se tu giochi un 60 cards che ha la possibilità di andare 20 fate, neghi 20. No, vabbè, ovviamente sto fantasticando, però non è once, è once per chain, no, giusto? No, non è once per chain, perfetto. E quindi nega quanto cazzo gli pare, è fortissimo. Poi. Repartino Fatina, ovviamente 3 diviner di una rarità speciale e poi 3 Araldini, perché sì, non gioco Eva, no, sto scherzando, ne gioco 2, perché beh, io penso che tutti giocano in questo orario. Ho visto gente giocare mono Eva, ho visto addirittura uno che giocava tipo così, ho detto che vai a fanculo, cioè nel senso che cazzo fai? È americano, quindi possiamo capirlo. Mi dissocio, ovviamente. Continuo a girare il mazzo. Ovviamente, repartino Gun perché sì, gioco Dragoon, cazzo, sì, gioco Dragoon, figa, rende questo mazzo T0, punto, fine. No, scherzo, T0 no, però rende questo mazzo fortissimo, ancora, cioè, vabbè, non è che ci vuole la scienza, però, mamma mia, io lo usavo già prima era forte, e adesso ancora meglio, perché poi ti becchi tutte le HT, il tuo avversario dice, boh, cosa fai, passi? Inchio, no, fai Anaconda, fai Dragoon, stai con quello. Entrap, ho deciso al mio local di giocare 3 Nibiru perché sono un bastardo dentro e gioco 3 Impermanence. Lo so che mi fanno bricare di più perché gioco livello 10 e una trappola. Quindi se proprio devo dire, cioè, ci sono c'è tipo il Veiler e il Droll, sono dei livelli 1, possono farti bricare di meno. Però ho deciso di rischiarmela di più, infatti qualche mano l'ho vista anche bruttina. Però giocando queste mi sono salvato tantissimo, perché primo perché Nibiru nessuno se lo aspetta di turno 1, secondo Perma è una carta che è veramente forte, cioè Perma è forte, nel senso non è che ci vuole la scienza, costa 20-30 ICE, però non è quello, è proprio perché in questo meta fa male, e non è più forte di Veiler, non lo so, però boh, così ragazzi,
Dio, mi sto trovando da Dio. Poi tutti quelli che spammano con gli Xyz o i Virtual World che non fanno la combo anti-Nibiru, quella è una roba molto divertente. I Salamangreth, contro Salamangreth, ragazzi, io il mio, di solito il mio game contro Salamangreth dura 10 minuti, cioè in 10 minuti io faccio G1 e G2, perché veramente io gli passo sopra come niente, boh, non so come mai. Spell 3 Emerge. Non passo sopra SS, vero Tommy? Che non passo sopra SS, mannaggia te. Vabbè, non gioco 3 Emergency Cyber. No, gioco 3 Emergency Cyber con 3 Nova. Perché sì, non è che dobbiamo dire molto. Questo reparto va giocato così. Se non lo giocate così, credo sia un problema. Giocate le proxy, tanto tornei non ci sono. No, scherzo. Colled, Foolish Burial, Mono Methanis e ovviamente la Red Eyes Dragoon, ovviamente. Perché io porto Dragoon, voglio giocare Dragoon, è fortissimo Dragoon, l'ho sempre utilizzato, infatti poi l'ho venduto. E vabbè, dettagli. Intanto ho una nuova inglese, fa veramente cagare, ma vabbè. Passiamo all'extra, va? Passiamo all'extra che è molto fuocoso, gioco come Link Uribo, lo dice anche il nome, metti a fuoco magari, domani un giorno metterà a fuoco. Ok. Poi Mascherena. Adesso vi spiego un attimo il ciocco, come la gestisco. Ovviamente gioco anche Preda Plant, Verte, Anaconda. Come me la gestisco io questa situazione qua? Ovvio che in un turno non evocherei mai Mascherena e Anaconda nello stesso momento, no? Poi entra, poi devi vedere una mano di Cristo, devi vedere tre Drytron diversi in mano e non be beccarsi Entrap. Io cosa faccio? La gente si aspetta dopo il G1 che io porto Anaconda, no? Quindi magari tenderà a negare questa. Io cosa faccio? Ovviamente Sider a Darkruler, queste cose qua, e poi si concentrerà su Anaconda perché Dragoon non va portato, ok? Allora io cosa faccio? Chiudo di Mascherena in G2 o in G3 in modo tale che il mio avversario poi faccia tutte le sue giocate, mi tira Darkruler, mi tira le Entrap, e io il turno dopo ho la possibilità di avere Dragoon, cioè questo mi serve più per G1 e poi per andare secondo, cioè io Anaconda la uso se parto primo di G1. E se vado secondo, quando vado secondo, perché poi la gente cosa fa? La gente si aspetta questo, si aspetta il dragone. No, io calo Mascherena, la combo che si faceva una volta, calo Mascherena con l'Araldone e la Bea, e loro mi fanno le loro, cioè mi fanno Darkruler e io dico GG, cioè ho ancora le robe da negare, però a differenza poi posso il turno dopo, se sopravvivo, posso buttargli Dragoon e spaccargli la minchia. Poi gioco Fenice e Cerbero perché sono veramente, io le abuso queste carte. Prima non mi piacevano, infatti le toglievo sempre da tutte le liste. Poi ho imparato a giocare. Poi Apollo USA e Borzord. Non gioco Access Code perché sì, passo da Link, però sono tutti oscurità, mannaggia puttana. Tranne Fenice, Apollo USA la fai poco. Borzord è forte, però preferisco lui perché auta tutto, auta Dragoon, auta a mia mamma, ma forse anche Access Code, Senda, vabbè, comunque sto usando Borzord, se trovo Access Code magari giocherò lui, però per ora mi trovo bene con Borzord, cioè non mi fa sentire la differenza. Poi, doppio Fafnir perché fa figo, insieme a Beatrice e Zeus, non gioco altri Xyz perché mi fanno veramente vomitare, la Downer mi fa veramente vomitare. Me la gestisco benissimo con questi. Se mi negano Fafnir, io comunque posso farci Zeus sopra, attaccare, farci Zeus sopra, attaccare. Beatrice, è carina, ma è carina. Zeus non lo porto quasi mai, ma non perché non ce l'ho, ma proprio perché non voglio portare. Vabbè, non so, una malattia, non lo so, vabbè. Poi, ovviamente, Araldino. Queste due sono fortissime. Queste servono come Elder Entities. Ho spaccato il tutto. Ok. Ah, tra l'altro c'è una falla nel sistema. Ok, come Elder Entities perché va giocato. Cioè, questo è forte. Punto. Ultima, ma non meno importante, il Red Eyes Dark Dragoon. Perché sì, cioè, nel senso, questa va giocata. È fortissimo. Passiamo alla side veloce. Ovviamente gioco doppio Lancea perché non ho abbastanza spazio, questa è una carta addabile, quindi non mi interessa giocarne 3 per forza. 3 Droll, li volevo giocare di main ma li ho tolti perché nel mio negozio non c'è nessuno che suca da questa carta. 3 di queste, non mi piace giocare di side, infatti le rimpiazzerò con dei Darkruler e basta. Per un po' di backrow, Cosmic Cyclone e Red Reboot perché i tumori ci sono sempre in giro.
E poi Dimensional Barrier perché ci sono determinati mazzi che sinceramente non voglio vedere, come ad esempio il mazzo Xyz, lì Raid Raptor merda, o Necroz che rompe il cazzo e mi dà fastidio, se ne può andare a fanculo. E quindi gioco queste proprio per bloccarle un po'. Quindi ragazzi, che dire, grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, scrivetelo, mettete like, Terminau, Under, vaffanculo, no, scrivetelo sotto nei commenti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bella, raga!